Il decreto di aiuti al lavoro della Regione Siciliana è in ritardo di un anno. Di questo parliamo oggi, sabato 11 settembre. Di che cosa si tratta? Il decreto di aiuti al lavoro è previsto da una legge regionale che prevedeva una serie di aiuti alle imprese, una legge approvata nell'agosto del 2009. Un gruppo di articoli, precisamente dal 36 in poi fino al 46, prevedeva diciamo, attivazione di incentivi agli imprenditori che dovessero assumere a tempo indeterminato, incentivi consistenti in sgravi contributivi. Ecco, un aiuto importante perché, considerato che era possibile, prevede la stessa legge, sommare questo genere di aiuti ed eventuali altri, come per esempio il credito d'imposta, ci hanno assicurato i funzionari che, lo sgravio contributivo può arrivare al lavoratore fino a 18.000 euro. Un decreto che, se adottato dall'assessore e dall'assessore al lavoro, avrebbe potuto consentire di impiegare fondi comunitari. Il fatto è che questo decreto, che doveva essere approvato dall'assessore al lavoro entro 90 giorni dall'approvazione della legge, dunque entro metà novembre, non è mai stato approvato. Siamo dunque a settembre, abbiamo superato quasi, diciamo, di un anno, il periodo e il decreto non è stato ancora approvato. Ci rendiamo conto come questo sia un problema per una Sicilia dove tra le priorità, leggiamo proprio sui quotidiani di questi giorni, tra le priorità per i siciliani ci sta proprio il lavoro, è la mancanza del lavoro che attanaglia i siciliani, ma anche il problema delle imprese che non riescono ad andare avanti, dunque l'importanza di aiuti e soprattutto la possibilità di attingere a fondi comunitari. La Sicilia è tra le regioni che spende meno. L'assessore Leanza nel mese di agosto, proprio ai primi di agosto, aveva annunciato in un'intervista alla stampa che il decreto era prossimo alla pubblicazione. Il quotidiano in Sicilia, sempre attento a queste tematiche, analizza da più di un anno la Gazzetta Ufficiale puntualmente della Regione Siciliana, ma questo decreto ancora non è stato pubblicato. Ci dicono dalla Regione che le problematiche sono legate a questioni procedurali. Pare che in un primo momento il decreto non fosse stato mandato alla commissione giusta per lo sta bene, pare che recentemente la questione abbia riguardato un controllo sulle cifre che dovrebbero essere sbloccate dall'Unione Europea, ma tutte queste non sono delle ragioni che possono giustificare un ritardo di un anno, perché sia le imprese che i lavoratori attendono questo decreto come un elemento molto importante. E soprattutto in una regione che registra un tasso di disoccupazione il più alto in Italia, abbiamo superato il 14%, mentre il resto dell'Italia è all'8%, e ancora di più una disoccupazione femminile che raggiunge la soglia del 50%. Dunque, ci auguriamo di dedicare, io mi auguro di dedicare la mia prossima rubrica tra una settimana al tema il decreto è stato approvato, è firmato dall'assessore e sulla Gazzetta Ufficiale, imprenditori, attivatevi per assumere nuovi lavoratori, avrete gli sgravi contributivi. QDS, quotidiano di Sicilia. Da 30 anni, la tua buona informazione quotidiana, dal martedì al sabato, in edicola.